amici di Video Radio Channel, ascoltatori e scrutatori, quinta puntata della Rolling Stones Golden Era by Luca Magnoli, grande appassionato dei Rolling Stones, oltre ai famosi Beatles, dei quali vi ho fatto una testa così per 10 puntate, grazie al nostro amico che abbiamo tutti in comune, Beppe Aleo. Continuiamo con questa ultima puntata per adesso della Golden Era dei Rolling Stones. Abbiamo preso in esame 64-78. Prossimamente in futuro si prenderanno anche gli anni 80 fino ai giorni nostri, visto che i Rolling Stones sono ancora una band longeva e che fa mega tournée e mega concerti. Partiamo col 1975, tournée mondiale. Questo è un live, uno dei più belli, al Forum di Los Angeles, Live at Forum, incredibile. Taylor, avevamo detto che lascia i Rolling Stones, loro alle spalle hanno già un amico di vecchia data e cose varie, proveniente dai Faces, una specie di fratello quasi gemello di Keith Richards, Ron Wood, e con lui escono nel 76 con Black and Blue. Per giunta nel 76, tournée, anch'essa europea, mondiale, questo è un live di 8 CD, un cofanone incredibile, dal vivo a Parigi, completo di tutte le serate dal 4 giugno al 7 giugno del 76, comprensivo, una cosa un po' particolare, comprensivo dei vari adesivi, le brochure, i manifestini, riproduzioni, tutti dei concerti, Rolling Stone Tour of Europe 1976. 77, Love You Live, doppio dal vivo, con la nuova formazione, già con Ron Wood, che già si è ben amalgamato, non solo visivamente, ma anche musicalmente, perché riesce a competere nella maniera giusta con il suo fratello di spada, inteso come chitarra, Keith Richards. Nel 78, in pieno periodo quasi punk, escono con un disco fenomenale, che a mia, così, mio giudizio, dà la paga al punk più vero, specialmente su alcuni pezzi tipo Shattered, queste cose qua. Some Girl, con su Miss You, che ho fatto all'inizio questo piccolo riff con la chitarra, Beast of Burden, Faraway Eyes, queste sono le session varie di Some Girl, tutti i pezzi inediti, registrati, cose particolari, e poi è uscito anche sempre in digitale un bellissimo DVD, sia CD che DVD del concerto, qua è dal vivo, se non sbaglio, nel Texas, vediamo un po', sì, ok, Fort Worth, Texas, esattamente il 18 luglio del 78. Diciamo che la Golden Era si è quasi conclusa. Volevo ricordare per gli appassionati dei Rolling Stones, oltre a avervi dato queste nozioni semplici, anche perché io sinceramente con la passione che ho l'ho sempre fatto con passione, ma soprattutto semplicità, il consiglio di alcuni libri usciti fine anni 70, perché in Italia non è uscito moltissimo in quegli anni, adesso ormai esce di tutto, però questo Rolling Stones di Roy Carr, comprensivo di fotografie veramente fantastiche, nozioni, veramente un testo eccezionale, che fu un po' la mia Bibbia in questi anni, in quegli anni, per scoprire alcune cose particolari degli Stones. La rivista Heavy Metal, Metallo Urlante, la versione italiana, lo fece anche dedicato ai Rolling Stones, non solo a fumetti ma anche con fotografie bellissime dei vari periodi, arrivando proprio qua, se non sbaglio, al 78, esattamente al 70, all'81, esattamente all'81. In Italia la Gamma Libri fece uscire Rolling Stones di Casamonti e Pagano, Ghisoni, Rolling Stone Story, sono tutti testi ai quali sono molto legato perché fanno parte anche un po' della mia gioventù. Morte di Rolling Stone, Vita e morte di Brian Jones, sempre Gamma Libri di Mandy After. Un testo sacro, Tony Sanchez, il loro roadies, amico personale, nonché spacciatore personale dei Rolling Stones, quando poi non ebbe più a che fare con loro, scrisse questo libro Su e Giù con i Rolling Stones, pieno di nozioni discutibili, una specie di novella 2000 dei Rolling Stones. Altro e penultimo libro che consiglio, la discografia ufficiale e non di quegli anni, fino agli anni proprio della Golden Era, primissimi anni 80, fine 70, Heart of Stone, The Definitive Disc, Rolling Stone Discography, o 62, 1983. E per finire, la mia Bibbia personale, presa in Giappone anni fa,
The Rolling Stones Bootleg Discography. Questa contiene tutti i CD, LP usciti in bootleg, la maggior parte li ho nella mia mania, che dire, consigliatissimo. Amici di Video Radio Channel e anche dei Rolling Stones, Luca Magnoli vi ringrazia, vi saluta e vi promette nuove puntate inerenti non solo ai Rolling Stone, al rock e alla cultura in generale. A presto, rock on!